Presentato l'evento Al Sole in Salute. L'iniziativa, giunta alla terza edizione Al Sole in Salute, è stata presentata ieri in una conferenza stampa. L'iniziativa si svolgerà sabato a partire dalle 10:30 per l'intera giornata. Sentiamo in merito la dottoressa Donatella Paolino e il presidente dell'Ordine dei Farmacisti, Vitaliano Corapi. Presente alla conferenza stampa la dottoressa Angela Fiorenza. Dottoressa Paolino, Al Sole in Salute, edizione 2022, dove e con quali obiettivi? Sì, siamo arrivati alla terza edizione di questa manifestazione che ogni anno, l'ultimo sabato di luglio, viene ad essere svolta nelle principali località, inizialmente balneari, adesso anche località montane. L'obiettivo è quello di sensibilizzare il territorio, ad un corretto utilizzo, ad una corretta esposizione al sole, quindi un corretto utilizzo di prodotti per proteggersi dalle radiazioni solari, ma anche ad una corretta alimentazione durante il periodo estivo. Dove? Quest'anno siamo in 9 postazioni. La novità rispetto agli anni passati è che non siamo più solamente in provincia di Catanzaro, ma siamo anche a Crotone e a Vibo Valentia. Quindi segnale che l'iniziativa ha avuto una buona risonanza sul territorio e un buon interesse. Nonostante se ne parli praticamente sempre di protezione della pelle dal sole, quali sono le curiosità che ancora persistono in chi chiede il vostro consulto? Allora, diciamo che è vero, se ne parla sempre, però è anche vero che ogni anno noi facciamo compilare dei questionari appunto a chi visita i nostri stand durante la giornata e devo dire che annualmente vediamo che c'è ancora tanta non conoscenza di quelle che sono appunto le problematiche legate ad una scorretta esposizione, ad un'alimentazione non idonea durante il periodo estivo. Le curiosità sono tante, le curiosità sono principalmente quello che riscontriamo sono dei genitori per i propri figli, ma anche non è come dire, poco comune vedere l'attenzione da parte delle persone anziane che ci chiedono, ci fanno domande sia da un punto di vista nutrizionistico che prettamente dermatologico. Anche gli uomini cominciano ad essere scrupolosi per se stessi o è solo appannaggio, come al solito, della donna? Un po' meno, anche se anche loro presentano una certa curiosità, per cui io sono convinta che comunque sia necessario in qualche modo dare appunto uno spunto di riflessione. E questo è quello che in fondo noi vogliamo fare, cercare appunto di far capire che ci sono determinati comportamenti che possono migliorare le condizioni di salute di tutti quanti noi. È un po' quello che poi appunto la Fondazione e l'Ordine dei Farmacisti con il patrocinio dell'Ordine Nazionale dei Biologi, nonché dei farmacisti e con il patrocinio dell'OMG, dell'Università appunto Magna Grecia, cerchiamo di fare, cerchiamo appunto di trasmettere dei corretti comportamenti, farli diventare normali, non delle eccezioni, ma appunto delle cose normali. Il ruolo dell'università, anche d'estate, è direttamente a contatto con le persone. È un fatto episodico o meno? No, assolutamente no. Diciamo che già in tutte le edizioni l'Università Magna Grecia ha dato il proprio patrocinio, mettendo a disposizione anche le professionalità che ad essa appunto afferiscono, proprio perché fa parte, rientra nell'ambito della terza missione, vale a dire l'Università ha il compito di trasferire sul territorio quelle che sono le proprie attività quotidiane di ricerca e di didattica e questo rientra a pieno, quindi cercare di sensibilizzare, di portare proprio in mezzo ai comuni cittadini quelle che sono le informazioni che magari per noi universitari sono comuni. Presidente Corapi, non c'è Covid che tenga, terza annata consecutiva per Al Sole in Salute, con quali finalità e quali prospettive? Diciamo che la terza edizione ormai del Sole in Salute e il Covid ha potenziato secondo me questa manifestazione, perché è vero che nulla sarà come prima, ma è venuta fuori una nuova immagine di farmacia, una nuova immagine di fare salute in Calabria, cioè ha permesso il Covid di mettere assieme più professionalità per arrivare a dare dei consigli alla cittadinanza. È senz'altro un momento molto importante questo, perché per la prima volta
tre professionalità differenti, l'università con i dermatologi, i nutrizionisti e i farmacisti partecipano assieme per essere vicino alle esigenze del cittadino. Quest'anno, come ben vedete, sono circondata da due bellissime ragazze che fanno parte dell'equipe della dottoressa Minervino, che ci accompagneranno e saranno vicini a noi in questa manifestazione, in tutti i luoghi dove ci sarà praticamente l'appuntamento con i colleghi farmacisti. In questi anni è stata un po' trascurata la prevenzione, con questo appuntamento sia al mare sia in qualche zona anche in montagna date il vostro contributo per avvicinare la gente ai controlli, agli screening o alla semplice consultazione. Ma diciamo che il concetto che è espresso è molto vasto. Noi vogliamo dimostrare di essere presenti sul territorio come farmacisti e di iniziare un nuovo modo di curarsi sul territorio, dove diverse professionalità collaborano tra di loro, ognuno con le loro competenze, per dare i giusti suggerimenti. Quindi ci auguriamo che sia l'inizio, o meglio lo è stato già da 3 anni, della nuova sanità in campo calabrese, e noi ce la metteremo tutta, del resto come abbiamo sempre fatto tutti gli anni.